Tra le righe, un programma di parole di management. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata di Tra le righe, libri di management per chi li scrive e chi li legge. Io sono Elisa Marasca e l'ospite di oggi è Mauro Castello, IP e Strategic External Resourcing Manager di Elica. Benvenuto. Grazie, grazie e buongiorno a te, buongiorno a tutti quanti. E in questa puntata parleremo dei libri che hanno ispirato Mauro Castello nella sua carriera e non solo, ma prima di passare ai testi chiederei all'ospite un breve accenno al suo percorso professionale. Sì, bene, io sono nasco come ingegnere elettronico con una specializzazione in telecomunicazioni ormai tanti anni fa e ho passato la prima parte della mia carriera lavorativa nell'ambito della progettazione di sistemi radio nel settore della difesa, quindi una grande azienda italiana che si occupa tuttora di questi temi. Poi a inizio anni 2000 sono rientrato in provincia e mi sono dedicato a un mondo completamente diverso che è quello dell'elettrodomestico, dove continuo a lavorare ancora adesso. E in questo lasso di tempo mi sono occupato prima di progettazione elettronica, poi di processi di innovazione prima nell'ambito dei motori elettrici e successivamente nell'ambito delle cappe aspiranti dei piani cottura. E oggi mi occupo di tutto quello che è fondamentalmente di contorno all'innovazione, quindi non più strettamente di progettazione e sviluppo, ma di facilitare i miei colleghi che si occupano di nuovi prodotti nella progettazione degli stessi, quindi mi occupo di gestire tutta la proprietà intellettuale del gruppo Elica, mi occupo di fundraising, quindi cercare opportunità nell'ambito della progettazione finanziata principalmente europea, e mi occupo anche di cercare di creare un network di aziende, centri di ricerca, università, in cui poi l'azienda possa all'occorrenza andare a trovare quelle competenze che non trova al suo interno. Quindi tutto quello che è di fatto di supporto e contorno allo sviluppo di nuovi prodotti e nuove tecnologie. Ora, passando ai libri, il primo testo che ha scelto le fu regalato dal suo primo capo il primo giorno di lavoro. E ci puoi raccontare questa storia? Sì, correva l'anno 1990 purtroppo, e io arrivai giovane ingegnere elettronico nel mio ufficio e il mio responsabile di allora, ingegnere anche lui, mi fece vedere la mia scrivania, era più un tavolo in realtà che una scrivania, e mi diede questo bellissimo testo fotocopiato, me lo mise sulla scrivania e mi disse: comincia a leggere questo perché qui c'è tutto quello che un progettista deve sapere. Quel libro era una edizione in inglese della legge di Murphy di Arthur Bloch. Tutti più o meno la conosciamo, è un testo famosissimo e citatissimo, e devo dire che ancora oggi quella copia è quasi come un feticcio con me, mi ha seguito in tutti i lavori, e devo per fortuna o purtroppo dare atto al mio capo di allora che è vero, che lì dentro ci si trovano tante soluzioni, tante situazioni che poi mi sono ritrovato nella mia vita, soprattutto da progettista. A cominciare dalla parte fondamentale: se qualcosa può andare male, lo farà. L'importante è che lo faccia molto presto, perché più tardi lo farà andare male, più danni probabilmente creerà il problema.
Beh, ci sono comunque indicazioni all'interno del testo, non solo per progettisti, credo che sia molto, sia applicabile molto generalmente. Assolutamente sì, ma diciamo che la vita del progettista non è poi così diversa o strana, insomma, gli ingegneri non sono animali così strani e così diversi dalla normalità. Dentro ci sono pillole che sì, sono utilizzabili probabilmente in qualunque contesto. E invece, passando a un altro libro, l'autore è Stefano Benni, che è un autore contemporaneo molto apprezzato in Italia. E quale romanzo ha scelto e perché l'ha scelto? Allora, io ho scelto Comici spaventati guerrieri perché, beh, perché è il primo romanzo di Benny che ho letto, un libro che mi hanno regalato tantissimo tempo fa quando il romanzo uscì, e l'ho scelto per rappresentare una certa idea di approccio alla letteratura, ma anche in qualche modo di approccio alla vita e anche alla vita professionale. Un testo tutto sommato in cui sicuramente molte persone conoscono la trama del libro, ma giusto così, tratta temi di per sé abbastanza pesanti, perché comunque si parla di periferie più o meno degradate in cui i protagonisti vivono ai margini della legalità, vivono di espedienti. Dall'altra parte c'è il bellissimo condominio in cui invece tutto è bello, le persone sono belle, sono pure, e poi magari si scopre che così non è, perché anche queste persone nascondono tanti, tanti segreti. C'è tanta ipocrisia anche in questo bellissimo condominio. Quindi temi di per sé abbastanza pesanti, che però vengono trattati con estrema ironia e leggerezza. E è proprio questa leggerezza che mi fa apprezzare così tanto Stefano Benni e in particolare questo romanzo. E questo tema, diciamo, è una cosa che secondo lei aiuta nel lavoro, cioè riuscire a vedere le cose dall'alto con un po' di distacco, anche ironico. Beh, secondo me assolutamente sì. Devo dire che personalmente in tutti gli ambienti di lavoro che ho frequentato, forse una delle cose che hanno apprezzato di più in me, colleghi e i miei capi, è stato proprio il modo abbastanza ironico di approcciarmi anche ai problemi lavorativi, che normalmente sono problemi tendenzialmente seri. Io credo che questa leggerezza è fondamentale perché comunque ti permette di affrontare con il giusto peso e con la giusta ottica i problemi del lavoro. Leggerezza chiaramente non vuol dire semplicemente Superficialità. futilità o superficialità, assolutamente. Per me leggerezza assume un pochino quello che è il valore che un altro grande scrittore italiano, che è stato Italo Calvino, dava alla leggerezza nelle sue lezioni americane. Leggerezza è poter volare sopra le cose, quindi guardarle dall'alto, guardarle in un'ottica d'insieme, in un'ottica che ti permette di vedere e valutare cose che quando ci stai dentro non riesci chiaramente a vedere. Questo per un manager, per un progettista, per chiunque affronti dei problemi di lavoro, secondo me è importante e fondamentale. Se invece dovesse pensare a un manuale, tra virgolette, di sopravvivenza in azienda, che cosa consiglierebbe? Bella domanda. Allora, io premetto che forse qualcuno rimarrà deluso, ma non amo assolutamente tutti i vari manuali di management, tutti i vari testi dei vari guru o presunti tali, o magari i libri di Steve Jobs o di persone che hanno avuto grande successo. Preferisco comunque anche in questo caso rifarmi ai classici. Cioè, se penso a cosa un manager di livello alto deve saper fare in un'azienda, a me viene in mente il principe di Machiavelli.
in cui tutto sommato ci sono scritte tante cose che poi in forma magari più dolce, più democratica abbiamo riportato quasi su tanti testi di gestione delle persone, gestione dei rischi e gestione delle situazioni. Quindi probabilmente i classici avevano già scritto molte cose in proposito. Quindi cosa si può imparare oggi dal Principe di Machiavelli? Bah, si può imparare che adesso al di là della banalità che il fine giustifica i mezzi, ma sicuramente una delle cose che mi piace di più di quel libro, adesso non lo cito esattamente a memoria, ma a un certo punto si dice che chi riesce a guadagnarsi una posizione di rilievo per pura fortuna ci mette poco a raggiungere quella posizione, ma faticherà tantissimo per tenerla. Quindi comunque, al di là di tutto, c'è comunque posta in primo piano la capacità delle persone, che è una cosa fondamentale sicuramente. Quindi se si arriva da qualche parte, per pura fortuna, sicuramente si durerà poco in quella posizione. È necessario ogni posizione guadagnarsela, faticarsela, portarsi dietro il bagaglio di esperienza e di fatica fatto, perché sicuramente quello servirà a mantenere e migliorare la propria posizione. Io la ringrazio molto per essere stato mio ospite e vi do appuntamento alla prossima puntata di Tra le righe. Benissimo, grazie a tutti, arrivederci.